Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale di YouTube. Oggi siamo qui a Feltre nel mio workshop e lavoreremo questo pino silvestre di un mio cliente. Bonsai Dream. Questo pino silvestre è stato trascurato per alcuni anni, è una pianta molto interessante, ha un buon tronco, molta ramificazione, ma prima di tutto dobbiamo pulire l'ago vecchio, pulire tutti i rami che sono morti per poi analizzare la pianta, vederne i pregi e pensare a un progetto di ristilizzazione per dare nuova vita a questo bonsai. Con l'aiuto di Mirko abbiamo appena finito di eseguire la pulizia del lago vecchio. Come avete visto, ci sono zone molto forti, soprattutto apicali, e zone un po' deboli, soprattutto nei rami bassi, che cercheremo ovviamente di rinforzare aprendole poi con il filo per non perderle. Abbiamo pulito tutti i rami interni che erano seccati. Ovviamente la pianta, essendo stata libera di vegetare negli anni passati, ha portato tutta l'energia negli apici e ovviamente i piccoli rami interni sono andati morendo. Abbiamo un ottimo punto focale in questa zona, con questo vecchio shari e il vecchio callo della pianta. Probabilmente questa era una pianta che cresceva su roccia, e un'ottima transizione qui. Ovviamente a livello di struttura la pianta ha un po' di rami un po' da tutte le parti, ma osservandola bene e girando leggermente il fronte qui possiamo vedere come abbiamo comunque una buona base. La pianta gira e conicizza sulla seconda parte del tronco. Quello che dobbiamo fare è eliminare questi rami che vengono verso il fronte per aprire la visuale qui. Abbiamo un buon primo ramo in questa posizione, che viene ed è appunto il ramo più basso della pianta, viene da dietro, ma comunque è in una buona posizione e ha anche un potenziale ottimo verde. Questo lato, che probabilmente era il fronte originario, non mi piace molto perché ha appunto questa grossa palla, la piccola base, questa transizione che non è delle migliori, e ovviamente da questo lato perdiamo quello che secondo me è una delle caratteristiche di questo piccolo Buddha, che è appunto questa zona di secco. Quindi cercherò di usare questo, come ho detto, come fronte, eliminare i due rami all'interno della curva, che sono questi, che trasformerò in un gin, e poi cominciare a potare la pianta per ridurne il volume e con la legatura compattarla ulteriormente per riproporzionare la vegetazione alla grandezza del tronco.
abbiamo appena finito di sistemare la zona dei nuovi gin che si pongono come un'interessante area di transizione tra lo shari della parte bassa e la parte alta della vegetazione, creando anche un punto di transizione dove c'è un po' un problema di passaggio di conicità tra questa grossa base e questo collo. Quindi, avendo questi gin in questa posizione, riusciamo un po' a distrarre lo sguardo dell'osservatore da un piccolo difetto della pianta. Adesso eseguirò una piccola potatura di rientro, soprattutto nella zona apicale, eliminando alcune delle parti più forti che non voglio piegare per compattare, ma preferisco, vista la presenza di gemme interne in abbondante numero, voglio provare a potare questi rami che sono molto lunghi in modo da favorire le gemme interne ed iniziare il processo per compattare la pianta, che sì, in una conifera si può fare legando e piegando i rami, ma in un albero come questo è importante anche iniziare una potatura di rientro per favorire l'afflusso di linfa nelle zone interne dei rami dove c'è la presenza di gemme, e queste formeranno una vegetazione più compatta. Non mi piace vedere nei rami fini questi estremi movimenti a serpente per compattare. Preferisco eventualmente compattare la struttura e poi uscire con i rami abbastanza dritto. Quindi ora eseguirò questa potatura di contenimento e poi inizieremo la legatura. Quando lavoro una pianta, il lavoro è sempre abbastanza schematico: pulizia, decisione, taglio di rami necessari, lavoro del legno secco, legatura e posizionamento. Sto lavorando dal basso verso l'alto, legando tutti i rami dall'interno all'esterno, due a due, creando buoni collegamenti e legando con transizioni del diametro del filo dai rami più grossi agli intermedi fino ai più fini, fermandomi in fondo e preparando tutta la vegetazione per poi essere posizionata correttamente e per creare i nuovi palchi. Mi sposto ora nella parte superiore e quando tutto sarà legato potremo iniziare a sistemare i vari palchi. Abbiamo appena finito di legare tutta la pianta dal basso verso l'alto, possiamo partire dal ramo basso. Qui ho già predisposto un filo in direzione oraria per piegarlo verso il fronte e creare il primo palco che porti un buon focus al punto focale del tronco. Quindi iniziamo a allineare i piccoli rametti, con alcuni creiamo volume mentre con i rametti più lunghi creiamo il profilo esterno del palco. Cerchiamo sempre di creare un profilo esterno dove la distanza tra i vari ciuffi sia uguale, in modo da dare un senso di ordine, mentre con i rametti interni creiamo
volume, usiamo alcuni di questi, anche se alcuni sono un po' deboli, ma ora che la pianta è stata pulita, legata e potata, togliendo alcune delle zone dominanti, abbiamo la sicurezza che queste parti un po' più deboli interne prendano luce e la pianta gli dia energia per poter sviluppare una vegetazione più arretrata. Manca questo ramo qui laterale che può aiutarci a chiudere il palco. Lavoro sempre utilizzando le spire del filo e seguendone la direzione, piego il ramo ruotandolo nella posizione in cui voglio metterlo ed ecco qui sistemato il primo rametto. Quindi ricordiamoci sempre linea e volume. Ora lavoriamo nella parte sinistra, quindi utilizzando questi rami anch'essi già legati, possiamo iniziare a pensare ad un altro ramo basso. Quindi in questo caso che diventerà il nostro ramo direzionale, abbassiamo bene questi secondari e appunto cominciamo a lavorare sulla direzione finale. Posso accorciare visualmente i rami creando una leggera sinuosità nelle parti interne, ma sicuramente, come dicevo prima, non nei rami più fini, altrimenti rischio che assumano un aspetto innaturale. Il ramo fino cresce sempre dritto verso la luce, è solo il ramo più grosso che, portando il peso della ramificazione fina, eventualmente si flette e si piega. A questo punto abbassiamo in aiuto anche quest'altro secondario, una parte potrà essere usata per volume mentre l'altra parte più lunga la useremo per un ramo laterale. In questo modo cominciamo a produrre un palco che ovviamente è ancora abbastanza lungo, ma non importa in questa fase del lavoro, perché dando luce alle parti interne la pianta produrrà gemme arretrate e potremo anche poi con la potatura, scandellatura prima e potatura successiva, rientrare con il verde. Ora mettiamo un tirante a questo ramo per abbassarlo e a venire in aiuto con una linea parallela che rinforzi visualmente questo ramo che, come ho detto, diventerà proprio il direzionale sinistro della pianta. Sistemati ora i due palchi destro e sinistro, mi posso concentrare nella zona del retro. Lascio sempre due spazi negativi tra il tronco e il ramo e devo poi riempire nel retro questi spazi negativi, soprattutto in una pianta così compatta, creando un buon ramo di profondità che deve fermare lo sguardo dell'osservatore.
Quindi cosa faccio? Anche qui un piccolo tirante per abbassare la struttura, la vite, ecco, tiro sopra una spira del filo principale, quindi non ho bisogno di creare un altro ancoraggio, abbasso la struttura in questo senso e poi ho a disposizione quattro rami che posso utilizzare per riempire la zona del retro. Quindi posiziono prima, come sempre, la struttura principale e capisco quale sarà l'estensione più o meno del mio palco, perché poi eventualmente posso usare rami interni compattandoli e creando il resto della massa fogliare che andrà a costruire appunto il mio palco di profondità. Lavoro sempre struttura principale, secondaria, terziaria e anche qui abbasso, compatto, creando un leggero movimento e posiziono anche qui, utilizzando il filo, manipolo i rami in modo che il filo vada ben in aderenza e fermi la posizione del mio ramo. Ecco. Poi ho l'ultimo che viene dall'alto, che anche lui posso, utilizzando il filo, compattare, sempre compatto la struttura, per poi arrivare con il verde dove ne ho necessità. Ancora un ramo dall'interno che può riempire l'ultimo vuoto. Bene, a questo punto non resta che un po' di controllo, allineare un po' le linee e abbiamo costruito una parte della nostra profondità. Come in una spirale verso l'apice, quindi abbasso i rami, creo volume seguendo le linee di salita delle varie zone. In questo caso ci troviamo nel retro, quindi seguo la linea di salita del retro, posiziono i rami per creare un po' di volume. Con i rami interni sormonto per creare densità del palco che sto facendo. Abbasso, creo movimento delle zone interne.
Eccoci qui al termine della lavorazione. Diciamo che in questo caso il focus era selezionare, compattare, dare forma, ricreare una struttura. La chioma è ancora un po' larga, ovviamente, come avete visto i rami erano particolarmente lunghi, ma abbiamo già buone vegetazioni interne che potranno produrre volume e questo mi permetterà in 1 o 2 anni, con pizzicature aggressive e potature poi autunnali di contenimento, di ricompattare ulteriormente quantomeno 1/3 del volume totale della chioma. Comunque credo che il fronte scelto, l'angolo, la transizione, l'aver aggiunto alcuni gin che sicuramente distraggono dal repentino cambio di conicità e pongono focus a quello che è il punto focale nella parte bassa della pianta, ci hanno aiutato a riuscire un po' a creare una buona forma per questo bonsai. Grazie mille per aver seguito questo video, ci vediamo al prossimo. I hope you enjoy my video and I hope you like my work. If you wanna know more, I have a bonsai book, Bonsai Dream, with a lot of beautiful transformation from raw material to beautiful bonsai. If you want one copy, send me an email.